Permesso? Buongiorno? Ma non c'è nessuno qui intorno? Sai, sono venuta per fare un po' di compagnia ai bambini. Oh, bello. Sì. Ma da dove arrivi? Ma sai, il treno da fantasia mi ha portato fino a qui per allegrarmi notte e dì. Ma... che ci sia sole, nebbia o tempesta. Ma con zia Amarante sempre festa. Perfetto. Ma te parli sempre in rima, zia Amarante. Quando mi viene, adesso ad esempio, adesso non mi viene, allora non parlo in rima. Sì. Ma tu lo sai che cosa faccio, vero? No, dimmi meglio, perché mi hanno raccontato, ma volevo sapere un pochino. Ma certo, intanto allora sono di fantasia, il paese che non si sa dove sia. Con l'immaginazione io farò volare, così tutti i bambini potranno sognare. Certo, e oggi faremo un bel laboratorio di mail art, perché a me piace pasticciare e con i bambini giocare. Ne aspettiamo tanti. Speriamo, veramente. Il tempo è un po' brutto. Non mi importa. Scritto, se... mi hanno chiamato, mi hanno detto, ma forse verrà, forse non verrà. Eccomi qua, invece. La zia Maranta. Sì. E sai, cosa ti devo dire di me? Appunto, vengo da fantasia, il paese che non si sa dove sia, ma l'ho già detto forse un po' troppe volte. Ok. E mi presento cantando, io di solito vengo da fantasia, eccomi qua, sono la zia. Ma oggi canterai, vero? Un pochino sì, un pochino. Almeno la presentazione la faccio cantando, poi c'è tanto da lavorare e quindi non possiamo perdere tempo. Ma tu lo sai che io faccio anche la tata? Stavo giusto per chiederlo, mi avevo proprio detto Sì, perché zia Maranti in borghese è tata affidabile e cortese. Infatti oggi vengono tanti miei piccolini. Sì, non vedo l'ora di vederli. Poi faccio un po' di magie, faccio qualche festa di compleanno, racconto un po' di storie animate, con un po' di canzoncine. Farai disegnare? Assolutamente sì, faremo disegnare. Ma poi così mi ha detto che fai tante cose. Faccio Capitan Uncinetto. Sì, Capitan Uncinetto. Così i bambini alla fine del corso sapranno fare un lavoro di catenella perfetto. E poi cosa si fa con questa catenella? E con la catenella si possono ricoprire tanti oggetti, così diventano un portafiori, diventano porte matite, diventa porta caramelle. E così i bambini imparano anche a riciclare e non buttare tutte via. Infatti io oggi ho portato un po' di cosine da fantasia di recupero per appiccicarle sulle buste, così ognuno potrà scrivere e mandare la sua busta, il suo pensiero a chi vuole. E così faremo vedere anche i bambini che cos'è la mail art. Certo, chissà se è arrivata la mail art da fantasia. Non lo so, perché quel giorno non avevo tanta poesia. Ma l'hai spedita? L'ho spedita, però non so se il mio cavallo Ambrogio ha fatto in tempo a portarla dal postino. Vabbè, non importa, sarà per la prossima volta. Sì. E niente, cosa c'è da dire ancora? Vuoi sapere qualcosa d'altro? Se no ci prepariamo per la giornata. Sì, va bene. Oh, dai. Allora io saluto tutti. Mi raccomando, quando vedete da qualche parte zia Maranta, venite a salutarmi. Salutatela. Ciao a tutti. Ciao.